praticamente abbiamo giocato contro una squadra, qual è Pistoia, senza nulla togliere alla loro abilità, alla loro forza in campo, però sicuramente una squadra che si lamenta in maniera esageratissima nei confronti degli altri e poi viene a scafati, e noi dobbiamo vedere un arbitraggio che praticamente ci penalizza in maniera esagerata. Poi anche come club, per cui ovviamente parlo per nome, si è anche scocciato, perché sono investimenti che vengono fatti e vederli vanificati per degli arbitraggi che sinceramente sono vergognosi, scandalosi, ci siamo un poco scocciati. Per cui è chiaro che questa mia lamentela deve essere letta, finalizzata al fatto che vengono fatti investimenti. I proprietari di questa società, che voi conoscete benissimo, fanno dei grossissimi sacrifici per portare avanti questa squadra, e noi praticamente anche stasera tutto sommato ce la siamo giocata, fermo restando qualche errore di cui poi parlerà sicuramente l'allenatore, però è ovvio che io sto qua per sottolineare il fatto che ci siamo scocciati di avere un arbitraggio di questa natura. Abbiamo preso due tecnici, Pistoia ha preso uno all'inizio della partita, è cambiato il metodo arbitrale, hanno iniziato a metterci le mani addosso e ce le hanno fatte passare tutte. Per mezze parole che sono state dette dai componenti della mia squadra sono scattate ammonizioni e poi tecnici. Vedi anche l'ultimo alla panchina, solo perché Maurizio ha detto che tipi di falli chiami, che mi sembra scandaloso ricevere un tecnico per un'affermazione del genere dopo quello che abbiamo visto in campo. Non c'è stato una palla ambigua chiamata allo scafato, tutte sono state chiamate a favore di Pistoia. È chiaro che in questo caso parliamo avendo giocato la partita contro Pistoia, però io vorrei sottolineare fortemente che noi anche in passato ci sentiamo assolutamente penalizzati dal metro arbitrale che abbiamo nell'ultimo periodo. È fuori casa e a maggior ragione in casa. Credo siamo partiti facendo le cose giuste. Il primo quarto soprattutto dell'energia difensiva, di intensità, siamo stati, abbiamo fatto le cose che avevamo messo in programma e ci hanno pagato anche molto bene come ritmo, come energia. Poi qualche fallo strano, qualche decisione un po' particolare, un po' abbiamo trovato noi l'intensità, soprattutto non siamo riusciti a mantenere la stessa energia difensiva con i cambi, e poi abbiamo perso anche l'uscita in attacco. E quindi è chiaro che fermandoci, attaccando il palo di gioco, abbiamo fatto il gioco di Pistoia. Pistoia è una squadra che è molto fisica, su ogni azione si fanno 5 falli e forse cambiano fischio. Questo non è sempre successo e quindi abbiamo pagato anche troppo i contatti, abbiamo pagato troppo la loro fisicità, e noi siamo una squadra che con questo tipo di fisicità a questo momento facciamo un po' così. Poi alla fine siamo riusciti a metterci in corsa, siamo riusciti ad aumentare un ritmo e chiaramente ci ha riportato, siamo arrivati fino a un punto. Poi alla fine, quando ho fatto appunto ogni fallo, merito di Pistoia mettere quasi tutti i piedi per il finale. Domande, Antonio? Cuccio, andiamo statistica. Sì. Si notava una cosa, che il quintetto, i due quintetti, quello di Scafati era stato di più in termini di punti. Mentre dalla panchina sono arrivati quasi il doppio di punti da Pistoia. Sì, allora perché però la panchina è la mia. Quindi sai, è una valutazione che è relativa. Cioè, in questo caso qui, con Maiolik, se viene dalla panchina, non è lo stesso. Come se io mettessi dalla panchina Mens, mi dà 20 punti. Non è la stessa. Quindi per me è una valutazione che non va fatta. Perché poi dalla panchina lui ne ha fatti 23 su 29, e adesso, 23, sì. Allora, adesso la prima ha fatto 6 punti. Allora vogliamo dire che la panchina di Pistoia era 6 punti alla squadra. Togli uno del quintetto, che può essere perché ha giocato probabilmente Cortese, che ha fatto 4 punti, invece la panchina allora se fossero partiti con X in campo e Cortese dalla panchina, magari allora avrebbero 10 punti. E quindi anche la nostra panchina avrebbe 10. Quindi c'è solo una valutazione che la scelta è stasera. Abbiamo un paio di impianto che a 9 secondi dalla fine Mace forse aveva la opportunità.
No, no, lo so, è chiaro che un giocatore, chi ha giocato lo sa che a volte quella è una decima di secondo, però rimane davanti poi perché avendo poi palleggiato subito il fallo, quindi poi non abbiamo mai più avuto la possibilità di Coach, ma come sta Messi? Perché io ho la sensazione che verso fine partita scompare sempre un po' nei momenti. Cioè, nei momenti che ci vuole, proprio quando ci vuole. Però per tante partite è stato sempre quello che rimane. Ma dico, certo, come sta fisicamente? Adesso comincia a stare, ricomincia a star meglio. Rispetto a 20 giorni fa, rispetto a un mese fa, ricomincia a star meglio. Fino a 20 giorni fa stava veramente, veramente male. Probabilmente sta meglio con i dolori che ha, con i problemi che ha. Però probabilmente a livello fisico è un po' un caos, perché se non ti alleni per lunghi periodi, guarda, certe cose le fai. Poi bisogna anche dire che comunque lo hanno difeso forte, la rotazione ha difeso tutti forte su di lui. Chiaramente hanno fatto delle scelte, quella di lasciare magari un po' di spazio in più a Baldassare, magari un po' di spazio in più a qualcun altro, ma soprattutto di negare la gestione della nazionale africana. Questo è stato il loro chiaro. Qualche scarico in più, però qualche scarico in più e soprattutto nel secondo tempo non abbiamo cercato sui. Perché noi il problema della squadra corta ce l'abbiamo, allora dobbiamo correre. Messi c'ha questo vantaggio che in 5 secondi, 6 secondi ti porta la palla dall'altra parte. Ma sì. Non è play. Però è playmaker, però è meglio che faccia il play. Devi giocare anche da playmaker, perché non riesce a cenare. Perché se deve fare la guardia ricevendo la palla da prima è uguale. Esatto, il problema è proprio questo, questa è una cosa giustissima. Lui troppe volte ha ricevuto la palla da prima anziché prenderla da un blocco in uscita su queste cose. Ma poi bisogna dire stasera Ghiacci non ci ha dato Grandesi e lui poi è un giocatore, lo conosci, lo avete visto molte più volte di me, giocatore che magari esce da solo perché nella sua testa come se fa dei pensieri strani. E si è rinunciato da dei tiri, a un certo punto ha rinunciato ad attaccare, ha attaccato senza convinzione, ha perso un po' anche un rimesso di Cuba, ha messo in difesa, lui ci ha dato anche molto bene, insomma, ha fatto molto bene, però piano piano in attacco lui non è stato quel punto di riferimento importante che normalmente è. Qualche scarico in più, perché anche Busciato, visto che prima esatto, volta si è indestabilito. Dobbiamo ragionare su chi sono i giocatori veramente capaci di fare gli scarichi e di guardare dove gioca. Che differenza ci sono da Pistoia e Scafati oggi, vedendo la classifica? Se ti devo dire la verità, no. Perché secondo me abbiamo perso una partita dopo un overtime lì, dubbia, diciamo, non so se poi qualcuno di questi l'ha ricordato. Sì. E lì è successo, poi il tale vero che dopo quella partita là, gli arbitri furono sospesi. Stasera è venuto Gino. E sono due, stasera abbiamo perso di 4 alla fine, ma stavamo un punto sotto a 10 secondi a 10 secondi alla fine, se non ricordo con precisione quanto. In Coppa Italia abbiamo perso, avevamo un punto sotto, palla in mano, e Gennaro Sorrentino, sempre nel discorso degli scarichi che facevi prima, ha preferito fare un tiro da 3 punti piuttosto che scaricare la Rosley, che era completamente. Di conseguenza anche lì, magari in quella situazione facciamo un fallo canestro, entra il tiro di Sorrentino e non entra quel tiro di Toppo da 3 punti, no, il Toppo fa canestro qui sta a 3 punti, magari guardiamo in altre volte. Io credo che comunque con questo pistole ci facciamo giocare alla credo, quindi voglio dire, ma ce la giochiamo alla pari un po' con tutti, credo, in questa, non abbiamo trovato fino ad ora una squadra. Tranne quel periodo in cui siamo stati un po' bersagliati per infortuni, una squadra che è sicuramente nettamente più forte, non giochiamo da pari. Il problema nostro è avere la capacità di fare per più tempo quello che abbiamo fatto nel primo quarto stasera. Il primo quarto è stato fatto molto bene, secondo me, sia come difesa che come attacco. Infatti, perché siamo andati sopra di 20 a 10 stavamo, a un certo punto avevamo 12 punti. Esatto. L'altra domanda era sia di questo. In questo momento, se solo una richiesta per radio, amico, e in questo momento non c'è niente. In questo momento. Se decidono, se la proprietà decide di fare qualcosa,
io sono sempre. Dove dovrebbe essere fatto qualcosa? È chiaro che noi nella migliore delle ipotesi, diciamo. In questo momento è chiaro che noi ci manca una questione di leadership. Cioè, poi alla fine andiamo a fare troppe valutazioni, ci manca un timore da sottorealista, ci manca un plan, ci mancano troppe cose, però tra le due probabilmente in questo momento qui avere un giocatore che mette nei momenti che contano la decisione giusta è più importante che avere un giocatore importante per essere. Secondo me poi e probabilmente anche il fatto che noi perdiamo queste partite tutto pure che nei momenti che contano magari la pistola, la palla finisce in mano il giocatore giusto, perché Mourinho ha dato la palla a Griggs con pazienza, magari Mourinho ha dato la palla a Ish nel momento che serviva. Noi invece in quel momento lì abbiamo Messi che rinuncia al tiro, oppure Sorrentino che rinuncia dal tiro, e queste cose qui nella finale tutto appunto fanno un po' di differenza. Magari in quella fase in stagione dove Messi aveva canestro più continuità riuscivamo a spaccare di più. Adesso in finale tutto appunto questa cosa qui la stiamo al di là di qualche decisione obiettivamente. Non so se io sono di parte o meno, signori, io non so voi avete visto come me quando ho partito. Però qualche cosa di strano c'è stato. Ma addirittura i giocatori dalla panchina che entravano in campo, visto da voi. Qualche tecnico un po' troppo facile. Ma, diciamo così. Il tecnico era talmente. Era assolutamente veramente grande. Meglio non svelare di